Daniele, lo chiami maestro nascosto, in che senso? E anche qui, com'è nato l'amore per lui e che cosa ti lascia nella musica che tu fai? Maestro nascosto perché è stato il maestro che non ho avuto, mentre ho avuto maestri di conservatorio oppure altri stili che ho studiato, e con lui sono cresciuto con le musicassette o i giradischi che mi trovavo sempre i soli da quando ero piccolo, quindi forse ho imparato moltissimo da lui e anche dal classico, ma lui è un vero maestro di vita perché ama le sei corde.